abbondante, oh valle abbondante, oh oh oh. Dona un soldo al tuo Witcher che protegge tutti. E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett. Ho visto che vi sono piaciuti un sacco i video, le playlist sulle scuole dei Witcher, sulla loro storia, sulla loro lore, ma anche e soprattutto la storia dei personaggi, degli eventi e dei mostri di questo fantastico mondo. E quindi mi sono detto, perché non portare il mio pubblico a scoprire le regioni geografiche di questo universo? E quindi ho deciso di partire con la regione e la città che è praticamente considerata la più importante, almeno per quanto riguarda la prima stagione della serie TV, ovvero Sintra. Sintra è uno dei regni settentrionali situato a sud di Sodden, Riverdale e del grande fiume Yharuga. Gli stati confinanti sono Sodden, Brugg e la provincia nilfgaardiana di Nazaer. Dopo le guerre settentrionali, i monarchi di Sintra, quindi, sono anche principi di Brugg, duchi di Sodden, eredi di Skellige e sovrani di Atr e Ab Yarra. Il suo stemma è descritto come tre leoni in campo azzurro, i quali furono coronati dal regno di Coram II in poi. Era una regione molto potente ai tempi della regina Calante, ma fu conquistata da Nilfgaard durante quella che è chiamata la prima guerra contro Nilfgaard, grazie al cosiddetto massacro di Sintra. I Nordling, o uomini del Nord, lo chiamano così a causa delle azioni molto crudeli dell'esercito nilfgaardiano. Quando la regina Calante capì quello che stava per accadere, radunò attorno a sé tutte le sue truppe e i nobili rimanenti e cercò di ritirarsi in città, ma durante il ritiro fu gravemente ferita e dovette essere trasportata. Tuttavia, rimasero così poche truppe sintriane che non fu necessario un assedio e poco dopo le forze opposte riuscirono a penetrare rapidamente. Calante, insieme al suo seguito, si barricò all'interno del castello, ma gli stregoni nilfgaardiani distrussero rapidamente la porta ed entrarono. Solo la fortezza interna poteva essere difesa con la magia, ma tutti sapevano che anche così non avrebbero potuto resistere a lungo. A peggiorare le cose, la presenza di una spia nemica all'interno della corte, che avrebbe dovuto segnalare ai nilfgaardiani il momento della fuga di Ciri. Dopo 4 giorni di resistenza, l'esercito di Nilfgaard riuscì finalmente a entrare nel mastio. Le donne sintriane uccisero i loro figli, a loro volta furono uccise dagli uomini e gli uomini infine si suicidarono. Calante chiese a qualcuno dei suoi di aiutarla a farla finita, ma nessuno ebbe il coraggio di farlo. Così saltò da sola dalla torre del castello e morì all'istante dopo aver colpito il terreno. Nonostante fu diffusa la notizia della morte di Ciri per mano di sua nonna Calante, in realtà Cair Mor Dyfrin Ep Sellea, il misterioso cavaliere nero di Nilfgaard, l'aiutò a fuggire, mentre la città fu completamente rasa al suolo. Da quel momento il regno diventò un normale stato indipendente, ma comunque governato dall'imperatore Emir Var Emreis di Nilfgaard, sposatosi con l'imperatrice Cirilla, conosciuta anche come Falsa Ciri.